A Beer Food Attraction 2024 non può mancare la tappa allo stand di Fox Italia, l'azienda di produzione e distribuzione di patatine fritte, ma non solo, capitanata dai fratelli Pavone. E oggi siamo con Antonio Pavone, il brand ambassador nonché founder dell'azienda. Ciao Antonio e bentornato. Buongiorno a tutti qui. Beer Attraction è sempre un teatro, non è una fiera, è un momento di sintesi, ma quest'anno è una sintesi particolare perché è la sintesi di un grande successo. E la pandemia è alle spalle e ci ha restituito una occasione di consumo vincente come quella dell'aperitivo. L'aperitivo adesso sembra che è stato ordinato dal medico, non c'è uno o una in Italia che non prende l'aperitivo, altrimenti non va a dormire. Alla luce di questo abbiamo fatto una ricerca di mercato, e tanto che ci è piaciuta che l'abbiamo pubblicata. Abbiamo pubblicato un libro che presentiamo qui a Rimini. In realtà è già in vendita su Amazon con circa 2000 copie già vendute, è ribaltato sulle piattaforme di Feltrinelli e Mondadori, e il libro si chiama appunto Facciamo Aperitivo, un lusso democratico. Perché in realtà l'aperitivo è un lusso, ma è un lusso per tutti, e noi lo abbiamo reso non solo democratico ma ancora più lussuoso con la qualità dei nostri prodotti. E abbiamo fatto coincidere con questo evento anche il lancio del nostro nuovo pack, che vi prego di inquadrare, che è un pack di grande innovazione realizzato da una primaria agenzia di comunicazione che incarna il nostro essere, less is more, della serie se hai della qualità non è necessario scrivere molto, e sta riscuotendo davvero un successo per noi inaspettato. E abbiamo fatto la scelta di rendere internazionale il pack utilizzando non solo l'italiano e l'inglese ma anche l'arabo, perché ci siamo resi conto che ormai un 30% della popolazione in Italia parla l'arabo, e quindi abbiamo fatto un pack inclusivo e un lusso democratico. Questo è quello che sarà la Fox oggi, ma lo sarà nei prossimi anni. E noi confidiamo più che speriamo, siamo quasi più che ottimisti, non voglio dire sicuri perché sicuro, ma davvero la strada è quella giusta, i risultati sono entusiasmanti e insomma qui dovete venire, se siete mancati almeno l'anno prossimo vi aspettiamo. E allora Antonio, diciamo che questo appuntamento per voi è un appuntamento assolutamente fisso e immancabile. Accompagna la vostra presenza la tradizionale mortadella Fiorucci, che è continuamente assalita da tutti coloro che vengono al vostro stand. Poi naturalmente voi cercate di tamponare tutte quelle che sono le richieste, perché l'accompagnamento tra patatine e mortadella è un mix di sapori straordinario. Guarda, e Fabio, il co-marketing con Fiorucci è una lusinga per noi. Fiorucci è un market leader nella mortadella e loro ci tengono più di noi ad essere presenti nel nostro stand a promuovere la loro Suprema, che è il loro prodotto di punta. Perché? Perché in realtà è la nostra reputazione che fa sì che la mortadella venga accettata nell'aperitivo. A quel punto non è solo un mix di sapori e di prodotti, ma è un mix di leadership relazionali, e questo rassicura il nostro cliente, rassicura i consumatori. È chiaro che poi c'è anche un po' di happening intorno alla mortadella, ma in realtà gli operatori apprezzano tantissimo questo, e anche, devo dire, i player più importanti hanno compreso che in realtà l'aperitivo è un cavallo di Troia per una serie di prodotti che non solo la mortadella. E allora diamo un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale potervi scrivere e ricevere maggiori informazioni per consultare il vostro catalogo, avere qualche campionatura e, perché no, iniziare una relazione commerciale con Fox Italia. L'indirizzo è clienti@foxitalia.com, il sito è
www.foxitalia.com che troverete informazioni, notizie, contenuti e anche prezzi buoni. Vi aspettiamo. E anche prezzi buoni non me l'aspettavo, ma ci sta. E alla fine facciamo in modo da mostrare, eccolo qui, mostrare il libro che è quasi un best seller in questo caso e che possono acquistare attraverso Amazon. Certo, il libro, come anticipato, è in vendita su Amazon, ma anche sulle piattaforme di Feltrinelli e Mondadori. Vi assicuro che è una lettura divertentissima, raccontiamo la cronistoria dell'aperitivo che parte da Gabriele D'Annunzio, che è inventore della parola aperitivo, e poi fa un viaggio attraverso il bere miscelato fino ad arrivare ai giorni nostri. Io posso solo consigliarne la lettura, potete anche acquistarlo sul nostro sito se volete, e buon divertimento. Grazie Antonio Pavone, founder e brand ambassador di Fox Italia. Buonasera a tutti.